Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia e a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, pronti come sempre a tenervi compagnia. Ci sono 32 squadre qualificate nella fase a gironi della UEFA Europa League, due di queste si sfidano oggi per un posto negli ottavi. Gara ricca di contenuti, tutta da seguire. Ospiti che si presentano come grandi favoriti a questa doppia sfida, vedremo se il verdetto del campo confermerà il pronostico della vigilia. Di sicuro tutta la pressione è su di loro e spesso questo non aiuta. Ecco la formazione della squadra di casa. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle fasce e uno come riferimento al centro, dunque 4-3-3. Chiara la loro intenzione di giocarsi a viso aperto, lo spettacolo dovrebbe guadagnarne. Ecco l'11 della formazione ospite. La scelta dell'allenatore è ricaduta sul 3-5-2, modulo che dovrebbe dare ampie garanzie. Sì, la penso anch'io così, Pierluigi. Andata nei sedicesimi di UEFA Europa League che ha appena avuto inizio. Buona qui la lettura del difensore. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Li porta via bene il pallone. Cerca la rete. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Ancora non ci credo, Pier. Ma era una palla da spingere soltanto dentro. Ma come ha fatto? Certamente una delle stelle più brillanti di questo match, vedremo come se la caverà. E tra i protagonisti indiscussi del torneo ha realizzato gol a raffica quasi come fosse un allenamento. I difensori sono sembrati spesso impotenti di fronte al suo strapotere tecnico e fisico. Si vede che è in un periodo in cui gli riesce tutto. Da ex difensore, Pier, francamente non saprei cosa inventarmi per fermarlo, meno male che ho smesso. Pallone in aria, ma non ci sono compagni pronti. Gran palla, occhio all'avanzata. Può rendersi pericoloso adesso. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Devono sfruttare i calci piazzati. Non so quante altre occasioni avranno oggi. Tentativo di chiusura sul portatore di palla. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Sta avanzando. Se l'è bevuto. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Gol nato sugli sviluppi di questo cross, come possiamo vedere dal replay. Non è dovuto nemmeno saltare per metterlo alle spalle del portiere.
Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. C'è l'errore, perdono palla. Capisce tutto e ferma l'azione. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Vediamo cosa inventa ora. Palla pericolosa, bravissimo qui. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Palla in verticale sull'attaccante. Prova a calciare. Respinta col corpo. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante. Era già pronto a esultare. È libero, attenzione. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. Occhio all'avanzata, attenzione perché è solo. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Ci sono metri a disposizione. Deli, pallone profondo, pericoloso. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Lettura perfetta e palla recuperata. Ha spazio per tirare. È tutto fermo, fuori gioco. Peccato perché era una grande occasione. Grande occasione, hai ragione, però attento l'assistente. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Deli. Avanza, palla al piede. Potrebbe trovare il pari. E c'è il gol del pari, incredibile. La squadra è scesa in campo concentrata, sicura dei propri mezzi, nonostante il pronostico avverso. E fin qui sta dando prova di grande carattere e personalità contro un avversario sulla carta superiore. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Prova a giocare sulle fasce. Legge bene la traiettoria qui. Avanza verso la porta. Prova a piazzare. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Match entrato nella fase finale con un risultato davvero incredibile.
con la squadra sfavorita alla vigilia che è avanti contro un avversario sulla carta più quotato. Forse hanno preso questo impegno sotto gamba credendo di vincere facilmente, un errore che potrebbe rivelarsi fatale. Possono ripartire in contropiede. West Ham ha preso un giocatore che stava seguendo da diverso tempo, trattativa che si è chiusa nelle ultime ore. Ha un'autostrada a disposizione, pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. C'è il tocco corto. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Ottimi i suoi passaggi oggi. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Pallone riconquistato agli avversari. Cerca con questo lancio in profondità. Si butta in avanti. Potrebbe anche calciare. Prova a far partire il tiro. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Può metterla dentro. Ottimo qui il tiki-taka. Potere attento, reattivo, ha evitato il gol. Possibilità di contropiede. Un corner da sfruttare a caccia del pareggio. La rimette dentro. Palla respinta dal difensore. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Ci sarà una sostituzione. Rientra all'interno. Ha il pallone che può valere la parità. Attenzione! Difensore straordinario qui. Lo vede. Cerca di bucata per il compagno. Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Contrasto deciso, palla fuori, sarà rimessa. Ancora un quarto d'ora da giocare. Efficace con il tacco. Può far male da lì. Nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per prendere gol. Palla in area di rigore. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Non può rimproverarsi nulla, l'aveva messa là dove il potere non poteva arrivare, ma non aveva fatto i conti con la cattiva sorte e i legni. Occhio all'occasione per riaprire il match. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Buona la chiusura. Può avanzare. Si porta in mezzo. Difensore che ha cercato il tutto per tutto. Bongonda! Miracolo del portiere che sventa il tiro qui. Occhi riflessi, Pier, davvero una parata eccezionale. Gran palla. È in buona posizione. Cross in mezzo. Buono l'anticipo del difensore.
Si giocherà ancora per due minuti. Possono costruire qualcosa di buono. L'arbitro fischia tre volte, esultano il padrone di casa per questa vittoria che non dà ancora la certezza, ma certamente un passo avanti verso la qualificazione. Può rendersi pericoloso adesso? Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match, si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. È tutto pronto anche in cabina di commento per Luigi Pardo e Stefano Nava, come sempre con voi. È la gara di ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League, tutta da seguire, un solo posto a disposizione per arrivare negli ottavi. Match che promette gol e spettacolo. Formazione ospite che ha preso fiducia dopo il successo dell'andata, il margine di vantaggio però non consente, no? Di dormire sonni tranquilli, dovranno sudarsi la qualificazione fino all'ultimo, almeno questa è l'impressione. Padroni di casa chiamati a fare la partita se vogliono rimontarla. Ecco l'undici titolare della formazione di casa. Si schierano con un classico 3-5-2, modulo che all'occorrenza può trasformarsi 5-3-2 in fase di ripiegamento, ovviamente se si abbassano gli esterni di centrocampo. Non a caso hanno elementi sulle fasce in grado di dare un buon contributo sia in fase di spinta sia quando si tratta di difendere.
Questa la formazione con cui scendono in campo gli ospiti. L'allenatore ha deciso di schierare in campo la propria squadra oggi col classico 4-3-3. Il tridente composto da una punta centrale e da due esterni offensivi che di solito partono larghi per accentrarsi e andare alla conclusione o puntano verso il fondo per crossare in mezzo. Si gioca dunque per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Perdono qui il possesso di palla. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Chissà che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo. Da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. E tra i protagonisti indiscussi del torneo ha realizzato gol a raffica, quasi come fosse un allenamento. I difensori sono sembrati spesso impotenti di fronte al suo strapotere tecnico e fisico. Si vede che è in un periodo in cui gli riesce tutto. Da ex difensore, Pier, francamente non saprei cosa inventarmi per fermarlo, meno male che ho smesso. Pallone regalato agli avversari. C'è spazio per andare. Buon possesso palla, caccia di spazi. Può crossare. Lo vede. Pallone molto pericoloso questo. Tiro largo, fuori bersaglio. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. L'anticipo del portiere, decisivo qui. Si avvicina all'area. Chance per il cross. Interviene proprio all'ultimo e salva. Avanza, palla al piede. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Pallone in gioco, attenzione. Secondo intervento nel giro di pochi istanti per il portiere, ma questo ovviamente è ordinaria amministrazione per lui. Oh là là, dalla tribuna sembrava già gol, ha impedito la palla di entrare. Ah, questo è un intervento da campione. Occhio all'avanzata. Occasione d'oro. Grande intervento del portiere. Da pochi passi l'ha ipnotizzato. Oh, questa è una parata da campione. Molti al suo posto avrebbero preso gol. Calcio d'angolo battuto. Palla in mezzo. Buono l'anticipo del difensore. Il tocco dentro. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Attenzione perché è pericoloso. Intervento fondamentale in area di rigore. Pallone interessante. Prova la botta. 1-0, il gol che apre le marcature. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziato da queste immagini. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito.
Gol che fissa il 3-2 nel computo totale. Ancora la circolazione di palla. Avanza sulla tre quarti. Conclusione intercettata. C'è l'errore, perdono palla. Vediamo cosa inventa ora. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Ci pensa lui a spazzare via. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Da lì può andare col cross. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Il risultato non li premia affatto, può consolarsi sì con il gol. Diciamo che è il meno colpevole di questa sconfitta per il momento. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Prova a sfruttare le corsie. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Tiro murato. Occasione importante per pareggiare. Di nuovo sulla traiettoria giusta. Conclusione murata. Palla gol questa. Non riesce a bloccare, attenzione. Hanno messo a segno un colpo importante con l'acquisto di un calciatore sul quale c'erano gli occhi anche di altri club. E c'è la presa sicura del portiere. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. L'allenatore si affida dunque a questa sostituzione per trovare almeno il pareggio. Ridisegna la squadra nel tentativo di riportare il match sui binari giusti. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Entrata decisa. Può crossare. Non può sbagliare. Brutto errore dell'attaccante. Ha sprecato la palla del pareggio. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Bisogna essere più cinici davanti alla porta. Palla girata sulla corsia. Attenzione, c'è fuori gioco. C'è fuori gioco. Il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Hanno perso palla. A metri per correre sulla corsia. Gran dribbling. Respinge il primo tiro. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Grande intervento del difensore.
recuperano palla. Non può sbagliare. È in buona posizione e sarà calcio di punizione. Battono subito il calcio di punizione. È stato fermato dal difensore. Hanno parcheggiato l'autobus di fronte alla propria porta, come direbbero gli inglesi, per difendere il risultato. Hanno creato un muro a protezione della loro porta per difendere il risultato. Vedremo se e quanto reggerà. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo. Occhio a questo lancio. Potevano certamente sfruttare meglio questa situazione. Mancano pochi minuti, tutto può cambiare. È un finale intensissimo. Guarda il movimento in area. Cross fermato dal difensore. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Possesso perso. Pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia, e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio, vedrete. E c'è la conclusione. Ed è gol! Rete! Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha poi trovato la porta con una conclusione a giro dalla media distanza. Gol che fissa il punteggio di questa doppia sfida sul 3-3. Efficaci fin qui i passaggi. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di gara a caccia del gol vittoria. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Vedremo se proverà a calciare direttamente in porta. Dice di no con una super parata. Gli basta un gol per passare. Occhio però al cronometro. Manca sempre meno al termine. Hanno una chance importante su questo corner. Rimessa con le mani da buona posizione. Un altro pallone in mezzo. Vediamo cosa fa ora. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Occhio alla ripartenza. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Manca poco tempo, hanno un'ultima occasione per vincerla. Attenzione perché è pericoloso. Occhio al traversone. L'ha messa dentro di testa, un gol bellissimo. C'è il replay del gol, tutto è nato da questo cross. Il portiere non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. L'arbitro si porta il fischietto alla bocca, ne credo alla fine del match possono festeggiare la qualificazione. Determinazione e voglia di andare avanti hanno fatto la differenza. Risultato che testimonia comunque l'equilibrio che si è visto in campo. Era fondamentale passare il turno. Missione compiuta!